Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Basta poco per far felice un bambino. Un pallone, un paio di scarpe ed una porta, magari anche solo realizzata con due bastoni trovati per terra. I bambini vivono di sogni, e se questo sogno ha le fattezze di una sfera rotonda che rotola su un campo da gioco, anche noi possiamo chiudere gli occhi e sognare con loro, immaginando magari di essere all'interno dello stadio Renato Curi, a poche ore dall'inizio di una partita importante come il derby, come Perugia-Ternana. Per il terzo anno consecutivo le due società umbre hanno dato vita al Derby dell'Amicizia, una straordinaria iniziativa che ha permesso ai Pulcini 2006 di sfidarsi sul terreno del Curi in quello che possiamo definire un'anteprima del derby. Grazie all'impegno del direttore generale della C Perugia Calcio, Mauro Lucarini, e del responsabile del settore giovanili della Ternana Calcio, le amichevoli pre-gara dei piccoli sono divenute ormai una tradizione, con l'obiettivo di creare un clima di entusiasmo e di fair play. Siamo con Alberto Frattaroli, responsabile logistico della Ternana Calcio. Siamo qui sullo stadio Renato Curi, sul manto erboso, dove prima del derby tra le due squadre professioniste che si stanno affrontando i bambini per questo derby dell'amicizia, la terza edizione. È un bell'anticipo, possiamo dire. Secondo me la cosa più importante nel mondo del calcio, vedere bambini di questa età che si incontrano e fanno un'attività sportiva insieme tra due città dove c'è una certa rivalità, ma il bello è proprio questo, la rivalità di essere solo da un punto di vista sportivo, mentre invece da un punto di vista umano ci deve essere fratellanza e amicizia, come dimostrano le dirigenze del Perugia e della Ternana Calcio. È emozionante, diciamo che questo è il terzo anno consecutivo, ci fa piacere perché è il clima che piace a noi, i bambini come vedi si divertono e soprattutto abbiamo visto che c'è qualcosa di importante, quindi ben venga, la nostra promessa è quella insieme alla Ternana di proporlo tutte le gare sia in casa e fuori, e soprattutto ci fa piacere perché è un pre-derby che non fa male. L'attenzione mediatica sui bambini ovviamente è sempre un po' particolare, ma quando ci sono di mezzo questi valori importanti conviene con me rispetto al fatto che bisogna dargli forse l'attenzione necessaria, soprattutto perché stiamo parlando di valori importanti quali il rispetto, quali appunto l'amicizia. Certo, sono d'accordo con la tua analisi perché poi dobbiamo sempre considerare che loro vivono di sogni, se non la facciamo così grande questo sogno potrebbe essere bellissimo, quindi chissà quanti avranno mai l'occasione di giocare al Curi, quindi per me ecco, il bambino dobbiamo abbandonare il discorso mediatico ma dobbiamo solo farlo divertire, e questo potrebbe essere un'idea, anzi invitiamo tutti a chiederci di giocare al Curi perché effettivamente è una cosa bellissima e ci sono delle emozioni che come quelle di oggi diventeranno indimenticabili. E indimenticabile è stato questo ultimo Perugia Ternana, e lo sarà per tanti motivi. Per questi bambini che hanno avuto la gioia di indossare le proprie scarpette da gioco ed immaginare di essere per qualche ora come i loro beniamini, che da lì a qualche ora sarebbero scesi in campo per onorare la maglia, per regalare una gioia ai loro tifosi. Una gioia così grande e così forte che ha fermato il cuore di Osvaldo sulle gradinate di quello stadio che aveva applaudito proprio quei bambini, possibili campioni del futuro. Perché il calcio è così, un po' come la vita. Regala grandi gioie, emozioni uniche, ma anche dolore e rammarico. Forse quei bambini lo vorranno ricordare così, come il loro esordio su quel manto erboso, visto solo in foto o in televisione. Perché il calcio è così, ci fa innamorare, ci fa appassionare e ci regala emozioni indimenticabili nel bene e nel male. Con uno sguardo sulla terra per capire chi siamo e cosa vogliamo, ed uno in cielo per continuare a sognare e guardare chi, prima di noi, ha sognato con noi e per noi.